Cari telespettatori, rieccoci insieme, incominciamo la settimana, siamo in diretta, ve lo ricorderò ancora naturalmente, e potete partecipare, potete intervenire con i vostri messaggi e come sempre anche con le vostre telefonate. Di cosa parliamo? Parliamo di un percorso verso l'indipendenza della regione del Veneto. In che termini e come? Cerchiamo sempre di spiegare diversi aspetti sotto diversi profili e questa volta, se la volta precedente abbiamo affrontato un capitolo che riguarda l'aspetto normativo, giuridico, costituzionale, il referendum, la fattibilità o meno, questa volta scendiamo molto sul territorio e quindi con degli esponenti di Indipendenza Veneta vediamo di affrontare alcuni capitoli che riguardano tutti i cittadini. Vi presento subito i nostri protagonisti, oltre che naturalmente voi che potrete dire come sempre la vostra opinione. Barbara Benini, ben arrivata, Buongiorno. imprenditrice, piccola imprenditrice del Nord-Est Veneto, e ci parlerà dei problemi delle aziende, delle piccole aziende. E quindi vedremo di aprire questo spaccato, come anche voi di Indipendenza Veneta proponete delle soluzioni fattibili, se quelle governative vi soddisfano, se come dicono alcuni possono essere presupposto di una crescita finalmente con un 1 davanti, oppure assolutamente no, resteremo con lo zero e non godremo di niente. E poi Cesare Boseto, ben arrivato qui con noi, Buongiorno. sempre di Indipendenza Veneta. Invece affronteremo più la questione un po' generale politica, però anche legata ai temi del lavoro, che è molto interessante perché poi proprio in questi giorni si è commentato l'effetto del Job Act, delle possibilità occupazionali, il movimento del lavoro c'è o non c'è, come vede, come prospettiva, anche da privato cittadino, da professionista, Certo. insomma. E poi Silvia Nizzetto, Buongiorno. buongiorno, elevata mamma, Grazie, sì. con figli, Con tre con figlie. 3 figli, e quindi Quindi. problemi legati alla famiglia, alle Certo. prospettive che possono avere i giovani, i ragazzi in un paese come il nostro, in una regione come questa. Quindi le preoccupazioni, le ansie, le difficoltà di vivere quotidiano, la difficoltà anche di arrivare a fine mese, di dover imbarcarsi in spese sempre superiori, quindi l'ansia che vivono molti genitori, molte mamme. Cercheremo di capire e vedere dove ha intravisto delle possibili soluzioni in Indipendenza Veneta e perché. E poi Rudy Cavinato, invece, Buongiorno. ben arrivato anche a lei, ci aiuterà a comprendere anche le dinamiche della politica attuale. Quindi in questo momento un po' di movimento vario, quindi ci sono diverse candidature che si presentano anche per quel che riguarda le elezioni regionali, insomma c'è un po' di fermento e vedremo un po' anche come la pensate voi e che passi pensate di fare? Perché 2 settimane fa, una settimana fa, si era parlato di possibili alleanze, sono ancora aperte, poi ci hanno scritto alcuni anche delle mail, dei messaggi dicendo voglio capire dove va a parare Indipendenza, e giustamente gli spettatori vogliono saperlo, qui non dico di sbilanciarvi, però cosa pensate, auspicate e quale percorso volete fare? Detto questo, incominciamo subito dalle questioni un po' più calde, quelle che stanno a cuore a molte persone. Imprenditrice, ci dica un attimo di che cosa, qual è il suo settore, così anche chi ci ascolta la comprende meglio, la conosce, insomma, impara a Certo, conoscerla, anche se indirettamente. gestisco un'azienda insieme con mio marito da oltre 20 anni e da anche lo stesso tempo abbiamo vissuto sulla nostra pelle quelli che sono i problemi burocratici. Ci eravamo avvicinati all'IFE già nel 96, dove allora si diceva che le tasse e la burocrazia creata ad hoc per mantenere il sistema non sarebbe potuta durare a lungo. E sono passati 20 anni e siamo La veramente agli faccia del. sgoccioli, perché il problema vero è che allora si parlava troppo avanti, probabilmente. Su quello che adesso tutti sentiamo. La situazione delle aziende è drammatica, direi, perché con questa crisi si è dimezzato o comunque è calato in tante parti il fatturato, mentre i costi continuano a lievitare e poi i costi sono talmente vasti che è difficile fare un reale panorama di quanto costa un'azienda e di quanto sia realmente la tassazione, chi dice il 70, chi dice l'80, ma in realtà è Dice veramente difficile. Beh, chi dice il 45. 45 probabilmente, Sentito anche ecco, questo. bisogna conteggiare un po' tutte le tasse dirette e indirette, perché poi le Soprattutto tasse sulla questo. benzina, le tasse su tantissimi cavilli. Un'azienda poi oggigiorno, già da molto, è sempre ricattabile.
perché tutti questi enti che ci sono possono uscire in qualsiasi momento, fare un'ispezione, trovare qualsiasi cavillo per avere la scusa di monetizzare, quindi di fare un verbale, non so, l'EBAV piuttosto che l'ARPAV, piuttosto che studi di settore, l'USL, ce ne sono, bisognerebbe fare un elenco, ma non so se ce n'è anche un libro che possa contenere tutte queste sigle. Ecco, per quel che riguarda le aziende, mi ha colpito un'intervista sentivo oggi sulla Radio 24, per cui a livello nazionale, che il fondatore di Grom in brevissimo periodo è riuscito a aprire quattro gelaterie a Tokyo. Per aprirne una invece in una regione del nostro paese ci sta mettendo 2 anni. E questo cosa comporta? Comporta che tanti imprenditori, questo per fare un esempio, stiamo parlando di un nome grande, famoso, che è cresciuto, che si scontra con una burocrazia mostruosa. Immagino chi è piccolo, che magari non ha anche contatti di un certo genere, quindi anche facilitazioni di nessun tipo, che difficoltà può incontrare. E quindi ampliare l'azienda oppure aprirla, diventa più facile andare via. Punto Ma di domanda. sicuramente. Oppure, come ha detto il ministro, adesso molte aziende rientrano perché hanno scoperto che l'Italia invece è Beh, non so un buon. quante aziende stiano rientrando in questo momento, sinceramente, e non credo che il Jobs Act abbia fatto chissà cosa, perché poi ci sono dei costi che sono comunque il doppio o il triplo di altri paesi. Il problema di partire e andare all'estero, chi non l'ha pensato, voglio dire, chiunque. Per noi è diventata una questione Di di principio. principio, cioè noi siamo nati qua, abbiamo costruito, i nostri padri, i nostri nonni hanno costruito con fatica il piccolo capannone, la piccola casetta e il nostro sistema lavorativo artigianale in principal modo, perché noi stiamo parlando di artigiani, poi le grosse industrie hanno sempre avuto dei programmi a parte, dei progetti e soldi dallo Stato, cosa che noi siamo sempre stati bistrattati, insomma. Per cui noi abbiamo il cuore nelle nostre aziende e abbiamo il cuore anche nei nostri dipendenti che sono spesso del paese piuttosto che delle zone limitrofe e quindi si entra a far parte di una famiglia sostanzialmente. Infatti quando scarseggia il lavoro, c'è poco da fare così, si cerca sempre di dare una mano a tutti quanti perché, ripeto, è veramente una famiglia. Il fatto di prendere e andare sarebbe la cosa più semplice perché Ma non comunque risolutiva non assolutamente. risolutiva sicuramente per chi sta qua di fatto neanche possibile per tutti perché comunque i piccoli imprenditori artigianali dove hanno l'indotto che trovano le materie prime in questa zona perché comunque una tradizione tipo la zona nostra del mobile d'arte trovi un po' tutto quello che serve per completare l'opera. Se prendi e vai all'estero, probabilmente devi fare dell'altro. Con questo noi, chiunque penso sia imprenditore, è capace di adattarsi eventualmente a fare anche qualcos'altro, però è diventata una questione di principio, una battaglia nostra di voler salvare le nostre aziende nel nostro territorio, perché noi abbiamo tutto il diritto. Noi abbiamo sempre pagato tutte le tasse qui. E le stiamo pagando tuttora, purtroppo, finché ce la facciamo, però vogliamo che funzioni come deve essere. Ecco, esatto. E in che termini, alla luce di queste problematiche e altre, perché poi ce ne sono veramente tantissime, oltre a una tassazione credo anche importante, la manodopera che ha dei costi spaventosi, anche se un tentativo di taglio del cuneo fiscale è stato fatto, che cosa voi invece di Indipendenza Veneta proporreste come alternativa, come soluzione di questi problemi dei piccoli imprenditori? Ah, Cioè, quindi che cosa lei trova in questo percorso di utile? sicuramente il costo del lavoro ha un costo certo e ragionevole, anche perché il dipendente va a casa con una busta paga da miseria e costa il 150% in più rispetto a quello che prende. E quindi sicuramente il costo del lavoro anche più alto lo stipendio più alto per il dipendente, con il costo del lavoro che sia leggermente inferiore. E com'è possibile abbassare quindi il costo del lavoro? Ma Questo dopo chiedo anche a chi ha più detto, attenzione, a chiunque di voi voglia rispondere, il perché. problema dei costi che abbiamo in Veneto non sono dovuti dal Veneto, il problema
è il sistema romano che Quindi un costo dello Stato che è non ha un fatto costo dello Stato riforme, che è quindi. elefantiaco, di conseguenza deve spalmarlo su quelli che lavorano, che producono, perché se gli statali non producono PIL, perché danno servizi a un costo che paghiamo noi, non riescono a mantenersi da soli, di Certo. conseguenza sempre chi lavora e chiudendo aziende sono sempre meno che lavorano, di conseguenza saranno sempre più Sempre più quelli tassati. che pagano, Cioè, andando certo. avanti così moriremo tutti, tra virgolette, chi prima, chi dopo. Nulla toglie che io oggi, noi oggi come oggi potremo chiudere l'azienda, prendere e andare in qualsiasi altra parte del mondo che saremo ben accettati. Chiaro. Cosa dice Beh, Bruno? molto semplice. Abbiamo un residuo fiscale, cioè, di 21.000 milioni di euro, che se ci aggiungiamo anche gli interessi, arriviamo a 30.000 milioni di euro. Non diciamo più 30 miliardi, ma ci piace dire la cifra per intero, 30.000 milioni, perché così spero che anche il pubblico da casa capisca che è una cifra, il residuo fiscale che praticamente i veneti versano allo Stato centrale, Ecco, ma che cos'è il non. residuo fiscale? Spieghiamo È una bene, che ci cifra dicono che che diciamo dei i termini veneti complessivi. versano nel complessivo delle tasse, che versano allo Stato centrale, è una somma che non ritorna, in Veneto da essere spesa per i servizi, per la pubblica amministrazione in Veneto. Quindi pensate a 30.000 milioni di euro che non vengono reinvestiti nel Veneto e che resterebbero sul territorio. Vi faccio solo un esempio, proviamo a ipotizzare un abbassamento dell'IVA, non un innalzamento, un abbassamento dell'IVA, a levare le accise sui carburanti che volano potrebbe essere per l'economia locale veneta, cioè 30.000 milioni di euro che restano sul territorio veneto all'anno. Se calcolate che i veneti sono circa 5 milioni, sono 6.000 euro a persona che non tornano indietro. Quindi noi ci confrontiamo tutte le sere, per esempio, con amministratori locali, con sindaci del territorio veneto, e questi disperati ogni sera ci raccontano che appunto non hanno più trasferimenti dallo Stato centrale e non sanno come dare le risposte elementari, sia nella parte del welfare, del sociale, sia la classica buca sulla strada, sia gli asili nido. Quindi sono nella situazione di non poter governare perché non ci sono più trasferimenti dallo Stato centrale al locale. Pensate cosa si potrebbero fare con 30.000 milioni di euro che resterebbero nel locale, nel nostro Veneto, a disposizione del popolo veneto. Ecco, non è che il Veneto ne riceve anche di più di quelli che versa dallo No, Stato? questa è la parte eccedente, questo è il Disavanzo? disavanzo, Esatto, no, io ho attenzione, chiesto, non è questo è il che. disavanzo, questo è Esatto. dopo tutto quello che abbiamo pagato, questa è la parte che non torna Quindi, esatto, indietro. quindi ha una Oltre domanda. 50 sono oltre 50 Che miliardi, poi. oltre 50 miliardi, questa è la parte che non torna indietro. Ecco, quindi, beh, su questo argomento facciamo un giro di interventi, perché dopo c'è anche un altro che mi hanno chiesto, mi sono dimenticata, sulle pensioni. Alcuni hanno chiesto sulle pensioni e sulla sanità, per cui da questo dobbiamo affrontarlo, anche se non c'è nessuno di voi Ma guardi, esperto, ma magari sono le classiche domande che anche nelle serate noi che facciamo, arrivano. siamo fuori tutte le sere, sono le classiche domande. La pensione, c'è questa fobia, questa paura che se un veneto Ah, sì. fosse indipendente le pensioni Addio. non arriverebbero più. Purtroppo mi spiace sfatare per chi gufa contro l'indipendenza, ma è l'esatto contrario. Anzi, le pensioni, le minime avrebbero almeno 500 euro. Arriveranno a In 1.000, più sarebbe arriverebbero a importante. 1.000 perché non, comunque credo che anche i miei colleghi poi su No, no, questo ma infatti possano su questo voglio rispondere. dedicare un attimo un giro apposta sul discorso pensioni e discorso sanità, quindi ci è stato chiesto espressamente da più parti, per cui questo lo affrontiamo. Per quel che riguarda il lavoro, che cosa ne pensa? Quindi anche lei, poi facciamo il giro Allora, sulla. io volevo riprendere un attimo, per esempio le buste paga, no? Giustamente un dipendente te lo paghi 1.000 euro, a te costa 2.500 a spanne. Ecco, con l'indipendenza del Veneto, per esempio, basterebbe anche oltre i 20 miliardi, cioè sono tante situazioni, no, che si possono Certo. migliorare. Per esempio, aumento di 300-400 euro la busta paga, diminuisco quella parte che devo dare allo Stato e quella famosa forbice si riduce. Ecco che all'impresa il dipendente non costa più 2.500, ma gli costa 2.000. Al dipendente non viene più in tasca 1.000, viene in tasca 1.400. Cioè, capisci anche te che è Certo. una cosa molto semplice, ma siccome il governo e il Parlamento italiano è, come dire, i voi ciappalli tutti lù, no, allora è ovvio che soffochi le aziende.
poi in più paghi il 73% di tasse, come fanno ad andare avanti? Come fa un imprenditore ad andare avanti? Assolutamente chiarissimo. Se c'è da Diciamo, se c'è da rispondere. rispondere al messaggio, poi do la parola anche a lei, Sì, allora. che è un po' un messaggio frequente che devo Sì, dire agli molti imprenditori. appunto Roma non ci lascerà nelle serate, non verrà, sarà mai in dare. Per cui tanti dicono Quindi non ci è metto chiaramente neanche a nel primo dubbio, pensarci. posso dire che 3 anni fa io sono tra i fondatori di Indipendenza Veneta, era un dubbio che magari anche a me è passato per la mente dire ma non ci lasceranno mai. Chiariamo subito, l'indipendenza è possibile perché si aggancia al principio di autodeterminazione dei popoli, che è un principio sovracostituzionale tutelato dalle Nazioni Unite. Quindi viene paragonato al diritto alla vita. Ci Però nel sono. frattempo a livello Europa non hanno Perché consegnato. anche l'Europa si rifà ai trattati internazionali. L'Europa in sede diplomatica sta già parlando per quei paesi che parlano di indipendenza, per quei popoli che stanno portando avanti come la Catalogna e come il Veneto, stanno già parlando in sede diplomatica di allargamento interno degli stati. Quindi c'è già un'Europa dei popoli che si sta muovendo e noi siamo un popolo. In quanto popolo possiamo rivendicare con forza il principio di autodeterminazione, come con un referendum. Noi ci presentiamo alle elezioni regionali con un unico punto, non abbiamo un programma di 10 punti, perché è inutile raccontare come fanno altri promesse per l'ennesima volta, andare a raccontare farò, faremo. Io li sbugiardo subito con 3 parole, con che soldi, in quanto tempo e come. Chiedete questo ai vari politici quando vi promettono qualcosa, perché non ci sono più soldi, l'Italia ormai è uno stato fallito. Il tempo è già, guardate quanti suicidi stanno, ormai ogni settimana leggiamo sul giornale di persone che si tolgono la vita perché per onore, per pudore verso un'esistenza che ormai è naufragata perché non riescono a dare risposte, magari ai propri dipendenti e ai propri familiari preferiscono togliersi la vita con un gesto estremo. E come pensano di risolvere queste cose? L'indipendenza invece è una risposta concreta. Ecco perché noi abbiamo un unico punto al programma delle regionali, che è quello dell'attuazione della legge 16, perché il 12 giugno 2014 il Consiglio del Veneto ha promulgato una legge, la legge 16, che prevede il referendum in Veneto, un referendum consultivo sotto esercizio del diritto sacrosanto dell'autodeterminazione dei popoli, diventerebbe un referendum che crea un diritto cogente, quindi un Certo, diritto. però dicono però non ci lasceranno andare, quindi Io questo. volevo. Sì. Volevo collegarmi per dire che è chiaro che Roma non ci lascerà mai andare, noi siamo Quello che dicevano la loro la battuta cassaforte, noi siamo il loro finale, bancomat, quando gli serve fanno una tassa, tac, noi paghiamo, per forza non ci lasciano andare. esatto. Però voglio Bravi. dire, noi non è che dobbiamo chiedere niente a Roma. Roma ha fatto un'annessione truffa nel 1866, sta a noi a questo punto, siccome l'Italia è fallita, perché di fatto è fallita, poi non ce lo dicono, la tengono lunga, però è fallita perché il Il suo debito debito sappiamo. parla da Ma solo. il debito, ma poi anche la politica che non esiste, la politica industriale che non hanno mai fatto, per cui cioè, è terra bruciata. L'unica possibilità per salvarsi sarebbe quella di appunto essere indipendenti e di gestire il nostro territorio, i nostri soldi con le nostre leggi, perché a questo punto è far west. Se noi leggiamo i giornali o i telegiornali tutti i giorni tra vecchiette Ah sì, picchiate e assolutamente, Furti in terrorismo. casa e tutto questo, voglio dire, dopo che pago, che ho sempre pagato, lavoro a testa bassa, sto zitta, perché poi il problema è che noi veneti siamo sempre stati zitti. Beh, questa è una colpa, però, attenzione, È una non è un merito, colpa. non è un merito, È perché dopo è una inutile piangere sul latte colpa, versato, sì. È una colpa E si senz'altro. È una sconta. colpa in buona fede, nel senso che noi Sì. pensavamo che quelli plurilaureati fossero la nostra La vostra soluzione all'epoca, soluzione, no? sì. E quindi abbiamo demandato, sbagliando senz'altro, ma in buona fede abbiamo demandato perché noi lavoravamo a testa bassa e quindi noi a lavorare e loro a fare gli affari loro, che abbiamo visto come siamo Certo. arrivati. Pertanto, il discorso referendum, che poi ci sono già dei sondaggi, no, attendibili, oltre il 50% vincerebbe il Un SID, è 58. un segnale di democrazia che ci devono 58, vero? comunque, 58. ma Noi vogliamo avanti su anche Repubblica. sul Che poi Gazzettino Online sappiamo. è arrivato l'82, Sì, per dire, beh, per cui certo, voglio sì. dire, visto che
lasciateci fare questo referendum. Ecco, dicevo un messaggio, ho sbagliato il termine, indipendente. No, forse gli è sfuggito. Sì, esatto, si dichiara. Sì, perché esattamente. Perché dobbiamo essere consapevoli noi, in prima persona. Questa è la partita, io la chiamo la partita del cuore personalmente, ma veramente. Cioè è la partita dei veneti, è l'ultima occasione che abbiamo per riscattarci in un certo senso anche di quello che diceva appunto Barbara. Noi siamo in antitesi con tutti quelli che parlano di autonomia, perché l'autonomia, quella sì, si chiede a Roma, si va a mendicare a Roma. Dobbiamo rispiegare il discorso. Bisogna spiegarlo bene, cioè, stavo per questo anche lei proprio per dare il giro a tutti quanti. Bisogna appunto, è un discorso che va fatto, quello dell'autonomia. Infatti, dicevo, l'autodeterminazione serve a quello, cioè è la partita del cuore, perché io dico i veneti qui hanno modo di riscattare finalmente e di riprendersi quella dignità che tanto tutti quanti adesso reclamiamo e che sentiamo, perché purtroppo ormai la gente non parla d'altro, perché abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni, riguarda tutti, cioè purtroppo non l'indipendenza abbraccia tutto il mondo sociale, dai giovani giustamente agli anziani, a chi lavora tutto il giorno, per cui è uno specchio a 360 gradi, non lascia fuori nessuno, e c'è bisogno però di capire questo, che dobbiamo avere il coraggio noi finalmente di alzare la testa in modo, io dico sempre, composto, cioè senza fare chissà cosa, perché abbiamo un diritto che ci permette di farlo, però forse è il momento di smettere di chiedere, cioè abbiamo l'opportunità. È un altro messaggio, diceva proprio questo. Esatto, cioè continuiamo ancora adesso, giustamente si diceva, quello che ci propongono oggi in fase elettorale, sappiamo che è, io dico un po', la copertina, che uno la tira a destra, l'altro la tira a sinistra, però la copertina quella è. Il bilancio che si fa è un po' quello che facciamo anche in famiglia, cioè una famiglia ha una gestione, sa quanti soldi sono, puoi scegliere questo mese li investo per la scuola, che ne so, dei miei figli, il mese dopo posso permettermi mai di mangiare la pizza, piuttosto che, però quello è, non è che vai a fare, ad investire, certo, a pensare di fare chissà cosa. E in questo momento siamo a questo punto, cioè qui il Veneto ha ancora una ricchezza enorme perché ce l'ha, però purtroppo siccome comunque viene continuamente mangiata e depredata, non si riesce ad investire. Quindi l'autonomia, sappiamo che l'hanno bocciata già in precedenza, l'autonomia vuol dire ad andare a chiedere a Roma di mettere mano ad una legge nella quale poi dovrebbero votare e dovremmo avere almeno i 2/3 del Parlamento a favore per dare l'autonomia, in realtà a cosa? A 3 regioni che sono quelle che sappiamo, sono quelle che poi forniscono anche l'economia che va a sanare i buchi delle inefficienze. Quindi autonomia, noi diciamo autonomia bugia, dice anche Michele, un altro nostro socio, cioè basta, secondo me veramente qui prendiamo in giro i veneti devono cominciare a capire che forse devono imparare a leggere, a distinguere anche loro, a impegnarsi un attimino. Riprendiamo un attimo questo tema, poi vi do la parola anche a lei che l'avevo portata via, però faccio sempre fare il giro a tutti quanti, anche se la differenza che ci è stata chiesta di nuovo tra indipendenza e autonomia, che non a tutti è ancora chiara. Pubblicità, pochi secondi, dopo stiamo leggendo comunque tutti i vostri messaggi.